Radio Radicale, siamo con Carlo Fatuzzo del Partito dei Pensionati, del gruppo parlamentare di Forza Italia, Pensionati all'attacco. per parlare di quota 100 e di pensione di cittadinanza. Allora, lei ha manifestato molte perplessità sull'ipotesi di una pensione di cittadinanza, ricordando che in realtà questa pensione di cittadinanza già c'era stata con la riforma Berlusconi delle pensioni nel 2001. È verissimo, più volte ho occasione e ogni volta che posso lo ripeto, la pensione di cittadinanza di cui tanto si parla insieme alla cittadinanza di chi cerca lavoro giovane, la pensione di cittadinanza è fantasma, non esiste di nuovo in quanto che c'è dal 2002. Quindi, non esiste pensione di cittadinanza, è un fiasco clamoroso del governo. Per quanto riguarda la quota 100, non porta possibilità, maggiori di trovare lavoro per chi, è rimasto disoccupato di qualunque età, perché sono già disoccupati coloro che beneficeranno di quella piccola parte di quota 100, cioè di coloro che hanno 63 anni di età e 38 anni di contributi, cioè 63 anni di età e 38 anni di contributi. La maggior parte sono disoccupati, nessun aiuto per far trovare più facilmente lavoro a chi è rimasto disoccupato. Ma la cosa peggiore, lo ripeto, è che la pensione di cittadinanza è un imbroglio dire che viene istituita da questo governo perché c'è già dal 2002 nessun pensionato riceverà nulla di pensione di cittadinanza in più di quanto riscuote attualmente. Allora, qual era il limite fissato dalla riforma del 2002? Il limite che permette oggi nel 2019 di avere di più della pensione minima è esattamente 800 euro al mese, cioè chi non ha alcun reddito attualmente, oppure a meno di 800 euro al mese, già adesso riceve di diritto 800 euro al mese a motivo della legge Berlusconi del 2002. Quindi si può dire proprio che la pensione di cittadinanza c'è già ed è quella istituita da Silvio Berlusconi con dei miglioramenti avvenuti successivamente in misura minore, ma sempre miglioramenti della legge Prodi con la 14ª, la 13ª pesante e via discorrendo. È un imbroglio da parte del governo verso i pensionati già tanto tartassati, già tanto maltrattati e che ora si vedono addirittura ridurre le pensioni, altro che aumentarle per dare pensione a dei giovani che invece cercano lavoro. Nessun giovane vuole avere la pensione a 20, 25, 30, 40 anni di età. Il lavoro, non la pensione per i giovani e la pensione agli anziani. Ecco, quale sarebbe la differenza tra la riforma del 2002 e quello che prenderebbero con l'entrata in vigore di questa riforma i pensionati? La differenza di quanti euro sarebbe? O nessuna differenza, in alcuni casi si potrebbe arrivare a una diminuzione se si applicasse l'ISEE a tutti coloro che già oggi beneficiano della finanziaria di Berlusconi e in alcuni rarissimi casi ci sarebbero o 10 o 15 euro al mese in più. Già molti pensionati che hanno chiesto informazioni sono usciti dagli uffici dei CAF, dei patronati, degli uffici postali, inviperiti, incavolati contro il governo che si sono accorti li sta prendendo in giro. Purtroppo, magari fosse stato dato l'aumento proposto da Berlusconi in campagna elettorale di arrivare a 1000 euro. Sarebbe stato un miglioramento da 800 euro a 1000 euro. Invece non c'è nessun miglioramento, oppure c'è una presa in giro di un aumento minimissimo, quasi impercettibile, con tutta la burocrazia che sta dietro al presentare queste domande. Allora, che cosa cambierà nella pubblica amministrazione con quota 100? Allora, molti hanno già lanciato un allarme dicendo che molti ospedali, ministeri resteranno sguarniti di parecchi posti con l'entrata in vigore di quota 100 e con le richieste accettate dall'INPS. Allora, che scenario prevede?
prevedo un pessimo scenario, perché effettivamente ci saranno tanti lavoratori anziani che, potendolo fare, usciranno dal lavoro al più presto perché non c'è più la certezza della pensione. Io sono un medico bravissimo, non lo sono, faccio l'ipotesi di un medico bravissimo, un chirurgo bravissimo, che svolge il suo lavoro con passione, con capacità, soprattutto con esperienza, ma di fronte all'incertezza, che non sa se avrà ancora la pensione o no, lascerà il lavoro e noi non potremo curarci negli ospedali con i migliori chirurghi, avere a disposizione in qualunque settore che ci capita di aver bisogno nella nostra vita, esperti di imposte, esperti di banca, esperti nell'architettura, esperti nell'ambiente, esperti in tutti i campi, se ne andranno, lasceranno dei posti di lavoro che non verranno neanche riempiti da giovani, perché non hanno ancora l'esperienza che solo gli anziani possono avere. Ecco, pensa che sia grave che non si pensi a un turnover nella pubblica amministrazione, dove c'è ancora il blocco dei concorsi? Assolutamente sì, la pubblica amministrazione è la burocrazia, perché già ci sono le leggi che sono contorte, non si riesce a interpretarle in modo semplice e chiaro. Quando poi si arriva negli uffici, l'esempio è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, chiamato in modo goliardico ma purtroppo vero, incalcolabile numero pensionati scontenti. Ci vogliono dei dirigenti e dei funzionari della pubblica amministrazione veramente capaci e non abbandonati a se stessi, dovendo quei pochi che hanno buona volontà e rimangono a lavorare fare il lavoro di due, di tre, di quattro al posto del lavoro che sarebbe necessario poter fare nella giornata lavorativa normale. L'ultima questione che riguarda il reddito di cittadinanza, lei pensa che ci saranno ulteriori slittamenti per quanto riguarda i tempi che si è dato il governo, sia per l'erogazione del primo reddito di cittadinanza che per la messa in regola dei cosiddetti navigator, che dovranno avviare al lavoro coloro che beneficiano di questo reddito? Io penso che immediatamente ci saranno forse diverse centinaia di migliaia di disoccupati, anche forse si arriverà al milione di disoccupati e qualcosa di più, che riceveranno immediatamente, prima delle elezioni europee, queste 780 euro al mese e non riceveranno mai il nuovo posto di lavoro. Passata la festa, gabbato lo santo. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità. Grazie, ringrazio il radicale che è da sempre vicino alle vere notizie che vengono dal palazzo e ci permette, ricordo tanto il caro Pannella che ho incontrato e conosciuto con piacere al Parlamento di Strasburgo, veramente si interessava di far conoscere ai cittadini la verità di quello che succede dove si approvano e promulgano le leggi. Bene, io la ringrazio, ringrazio l'onorevole Fatuzzo del Partito dei Pensionati, del gruppo parlamentare di Forza Italia. Pensionati all'attacco.